Il Sahara è ancora un deserto da scoprire e studiare, soprattutto nella sua zona più centrale, dove rimangono sepolte dalle sabbie strutture dimenticate dal tempo e dagli uomini. Si tratta di uno dei luoghi più inospitali del pianeta dove le temperature possono raggiungere i 50C con punte fino a 60 gradi di giorno, mentre di notte, in talune stagioni dell'anno, si può arrivare anche ai meno 4C, con precipitazioni che ammontano a 10 mm all'anno. La zona del Sahara centrale si estende per una fascia di 650.000 km quadrati. Un territorio che oggigiorno si presenta come un'enorme fornace di roccia e sabbia bruciata dal sole, ad oltre mille chilometri dalla costa del Mar Mediterraneo, ma che migliaia di anni fa ospitava foreste e laghi e che in tempi a noi più vicini. Circa 3.500-3.000 anni fa iniziò a ospitare una civiltà urbana con una lingua scritta, tombe piramidali, irrigazione, agricoltura ed eserciti di carri e destrieri. Dobbiamo precisare come una parte sostanziosa di queste scoperte siano dovute ad un professore italiano di nome Fabrizio Mori. Stiamo parlando dei Garamanti, un popolo che per secoli ebbe con Roma rapporti non sempre facili, alimentando però sia flussi commerciali, piuttosto peculiari, di avorio, animali rari e feroci, per giochi negli anfiteatri, che guerre e scontri tra le due parti. Ai Garamanti dobbiamo anche la costruzione di meravigliose tombe megalitiche costruite attorno alla loro antica capitale Garama, oggi Germa, denominate genericamente come tombe libico-berbere dagli accademici. Garamanti deriva probabilmente dalla loro capitale Garama, citata da Plinio il Vecchio, Tolomeo, e appunto corrispondente all'attuale Germa circa 150 km ad ovest della città di Seba. L'area tra l'Algeria e il Niger è costellata di questi misteriosi tumuli di pietra la cui funzione o significato non è ancora del tutto chiara. Alcuni, ma non tutti, sono sicuramente delle sepolture, ma molti altri potrebbero essere stati dei marcatori geografici e forse anche astronomici. La creazione dei tumuli è molto antica e, secondo gli studiosi, risale forse al secondo millennio a.C., costituendo un possibile veicolo tra alcune conoscenze dell'antica civiltà dei faraoni e la loro storia per come la conosciamo oggi, specificando però che si tratta di due realtà ben distinte, ma la cosa straordinaria è che la costruzione dei tumuli è perdurata fino all'islamizzazione nel nostro Medioevo. I Garamanti praticavano una fiorente agricoltura nelle Oasi e nella valle di Garama, grazie anche ad una minore desertificazione dei territori in quell'epoca. Erano anche abili fabbri con un'avanzata arte metallurgica nonché dei provetti manifattori nel tessile e anche nel commercio. Proprio grazie ai loro mercanti. I Garamanti avevano consolidato nei secoli dei rapporti di scambio con il mondo mediterraneo e quello subsahariano, fin dai tempi dei Fenici e dell'apogeo della potenza greca. La prima citazione che troviamo del popolo dei Garamanti la dobbiamo ad Erodoto e risale alla fine del VI secolo a.C., ma nella regione sono state ritrovate attestazioni. Che addirittura farebbero risalire questo popolo, come dicevamo, al terzo millennio a.C. Riferite a popolazioni molto omogenee tra loro, dedicate prevalentemente alla pastorizia, e che nel X secolo a.C. si stanziarono in insediamenti sempre più stabili e duraturi. Il professor David Mettingly della Scuola di Archeologia dell'Università di Leicester, grazie alle fotografie aeree e alle immagini, Satellitari ha potuto scoprire centinaia di insediamenti fortificati posti nelle oasi e sistemi di raccolta e distribuzione delle acque di estrema ingegnosità, che hanno permesso di mettere in luce quello che era la tecnologia e le conoscenze di questo popolo. Queste scoperte hanno restituito un panorama diverso del Sahara, il panorama di un luogo molto più popolato di quanto si immaginasse fino ad ora. In questo panorama i garamanti hanno sicuramente recitato un ruolo di primaria importanza. La loro civiltà, stando agli ultimi studi archeologici, ebbe un impulso notevole a partire dal VI secolo a.C., sfruttando il sistema carovaniero tra Fezzan, il delta del Nilo, la Tripolitania e l'Ansa del Niger. Venne così alla luce, all'inizio del V secolo a.C. un regno vero e proprio, con una sua statualità per quei tempi complessa, articolata nell'organizzazione confederata, e una unica capitale, Garama, appunto, la Germa attuale. Per chiunque intendesse avventurarsi in queste regioni, ai giorni odierni, oltre alle vaste pianure di arenaria, si troverebbe davanti anche tracce di complessi sistemi di canalizzazione, oggi ovviamente non più in uso che presumibilmente costituivano lo strumento più idoneo per la raccolta delle acque piovane. Non a caso questo territorio è denominato dai Tuareg con l'appellativo di Targa, che in lingua berbera significa canale di irrigazione, e da qui la denominazione araba di Targi, abitanti della Targa, il cui plurale è appunto Tuareg. Questo a dimostrazione che in passato le condizioni meteorologiche, almeno del Sahara centrale, erano molto diverse da quelle attuali. D'altronde, nel cosiddetto Neolitico subpluviale, o fase umida dell'Olocene, un periodo che è compreso tra il 7000 e il 3000 a.C., il Sahara era verde e il lago Chad era più grande del Mar Caspio. Ancora 50 anni fa, le acque di questo bacino occupavano 26.000 km quadrati. Oggi si sono ridotte a meno di 5.000 e corrisponde affollate dalla maggiore popolazione di rifugiati climatici al mondo. Per comprendere quanto il clima sia cambiato basti pensare che il Sahel, che oggi comprende parte del territorio degli stati del Senegal, del Mali, della Mauritania, del Niger, del Burkina Faso, del Chad e del Sudan, quindi un'estensione veramente vasta, al tempo dei Garamanti era una florida savana. Da lì provenivano gli animali dei giochi dei gladiatori, i leoni e gli elefanti che Annibale utilizzò nella seconda guerra punica contro i romani. Dunque, lo sviluppo della civiltà dei Garamanti è ascrivibile a condizioni ambientali molto diverse da quelle odierne. Un dato su cui dovremmo riflettere e che ci mostra come anche altre aree del pianeta un tempo fossero ben diverse da come le conosciamo oggi. Un tema su cui siamo tornati molte volte nei nostri video. È importante notare come il nome Garamanti ricorra per ben tre volte anche nel convivio di Dante Alighieri, dove sulla traccia di Alberto Magno e di Lucano, esplicitamente citati dal sommo poeta come fonti, sono collocati nel primo climate, cioè nel primo degli spazi della zona temperata e abitabile, tra l'equatore e il sedicesimo grado di latitudine. Dante nel convivio afferma, là nel mezzodie, quasi per tutta l'estremità del primo climate, dove sono intra l'altre gentili i Garamanti che stanno quasi sempre nudi, ai quali venne catone, col popolo di Roma, la signoria di Cesare fuggendo. Bisogna però precisare che quello che effettivamente avvenne tra i Garamanti e i Romani è qualcosa su cui anche qui gli archeologi e gli storici stanno ancora studiando e indagando, lasciando ampi spazi alle scoperte future. Sebbene in diverse occasioni si registrarono delle situazioni di aperta conflittualità tra le due civiltà, queste ebbero comunque modo di conseguire con il tempo Buoni rapporti diplomatici e soprattutto commerciali. Lucio Cornelio Balbo, proconsole d'Africa, nel 19 d.C., con un contingente militare di 10.000 legionari, impose una pesante sconfitta ai Garamanti e sono ricordate almeno altre due spedizioni punitive ai loro danni con Settimio Flacco nel 50 d.C. e Gaio Valerio Festo nel 70 d.C. È però anche opportuno ricordare. Stando alla preziosa narrazione di Marino di Tiro, geografo della prima metà del II secolo d.C. I viaggi del funzionario romano Giulio Materno. Questi si rese ben presto conto che a nulla sarebbe valso l'uso della forza con i Garamanti, anche perché dalla conquista di Cartagine i romani avevano avuto in diverse occasioni la possibilità di stringere relazioni diplomatiche e buoni profitti commerciali con le popolazioni autoctone di quelle terre africane non solo entrando in contatto con i Garamanti, di cui egli stesso studiò attentamente usi e costumi, ma anche con altre popolazioni più a sud. Materno ebbe l'indiscusso merito nel 90 d.C., partendo da Leptis Magna e accompagnato proprio dal re dei Garamanti, di rilanciare gli scambi mercantili raccogliendo anche proficue informazioni su molti territori più a sud, oltre il limes, il confine immaginario tracciato sulle carte dell'epoca che recitava la ben nota frase Ixunt leones. Qui si trovano i leoni, a testimonianza di come oltre quel confine immaginario i romani non sapessero cosa potessero trovarsi davanti e soprattutto chi le abitasse. Materno si sarebbe spinto addirittura fino al lago Chad raggiungendo il nord della Nigeria. Una cosa è certa, i garamanti svilupparono una civiltà raffinata, possedevano una loro forma di scrittura, un'arte ancestrale e vantavano conoscenze tecniche in vari campi. Sono oggi ben dimostrate le forti influenze profuse dal vicino regno d'Egitto, con il quale condivisero stretti legami culturali anche nel campo dell'astronomia. Quando la presenza romana in Africa venne meno, i garamanti sopravvissero nel corso dei secoli alle invasioni dei Vandali, dei Visigoti e poi dei Bizantini, fino all'arrivo degli Arabi e alla loro conversione all'Islam nel VII secolo d.C. Non vi è dubbio, però, che questa civiltà nasconda ancora molti misteri. Basti pensare alle loro tombe megalitiche, costruite attorno alla loro antica capitale Garama. L'area è costellata di misteriosi tumuli di pietra, la cui funzione o significato per i Garamanti non risulta essere chiaro tuttora agli studiosi. Alcuni sono, come dicevamo, sicuramente sepolture, ma molti altri invece potrebbero avere avuto delle funzioni astronomiche che oggi ci sono del tutto ignote. Nel 2011, utilizzando immagini satellitari e fotografie aeree, il team dell'Università di Leicester che citavamo ha scoperto oltre un centinaio di insediamenti fortificati con strutture simili a roccaforti e città varie, la maggior parte databili tra il I secolo e il 500 d.C. Si tratta proprio di insediamenti ascrivibili al popolo, alla civiltà dei garamanti, il cui stile di vita e la cui cultura risultano essere molto più avanzati rispetto a quanto suggerito dalle fonti dantesche. Il professor Martin Sterry, uno dei responsabili della missione esplorativa dell'Università di Leicester, ha spiegato che i risultati contraddicono palesemente chi fosse ancora oggi convinto che i garamanti appartenessero a stirpi barbare primitive poste ai margini dell'Impero Romano. Purtroppo a seguito della caduta del regime di Muammar Gheddafi, le indagini degli studiosi sono state sospese per motivi di sicurezza, ma sotto il deserto si celano sicuramente ancora molti altri misteri che parlano di una civiltà che rende onore per le sue vestigia e sicuramente per le sue conoscenze a tutti i popoli africani e del Nord Africa.